accogliere Anatoly Balazs che ci parlerà della storia universale. Buongiorno professore. Conosci il professore? Ho avuto modo di incontrarlo. Hai incontrato anche lui? Chi ha incontrato, dico? Mi ha fatto la riunione culturale del professore. Prego. Sì, certo, è una mia allieva, molto ripetente, ma comunque. Bene. Una stegista? No, niente, scusa. È bisio questo, sì. No. Eravamo rimasti allo Ius Primae Noctis. Cioè? Che cos'è lo Ius Primae Noctis? Semplice. Sappiamo tutti che nel Medioevo, quando un contadino convolava a giuste nozze con una contadinella, il principe del suo contado aveva diritto a giacere con la novella sposa la prima notte di nozze. Ecco perché si chiamava Ius Primae Noctis. Serve un'immagine figurata? Non necessariamente. E soprattutto se serve, casomai figurata però. Ecco, ora a questo punto si chiamava Ius Primae Noctis anche perché il contadino andava a chiedere se avessero finito e il principe lo cacciava via, quindi lo Ius Primae Noctis per questo motivo. Dopo il principe arrivava il vassallo, che aveva lo Ius Secundae Noctis. Non occorre l'immagine, grazie. Dopo il vassallo arrivava il valvassore, che faceva un po' strano. Dopo il valvassore arrivava il valvassino, alla fine arrivava il contadino che aveva il cosiddetto Ius Ultimae Noctis. Inutile aggiungere che nel frattempo il contadino non si trovava più di fronte la contadinella che aveva conosciuto, ma un puttanone da sbarra. Ci testimonia di personale, in quali condizioni venissero tenute allora le donne. Il Medioevo la figura della donna è considerata in maniera, cioè non dimentichiamoci delle centinaia di donne mandate a rogo, le eroine, queste donne stupefacenti, non si davano mai per spacciate come Giovanna d'Arco, sapete, Giovanna d'Arco detta dalle amiche Bracciola, la Bracciola d'Orleans. Erano anche epoche chiaramente di grandi dinastie, come in Italia quella grande dinastia di Stitici, di Sforza, ma sicuramente le dinastie più importanti sono in Francia, Carolingi, Capetingi, Tucur. Ora, voi sapete che i Carolingi furono fondati da questo Federico che ha questo soprannome strano, che è Federico il Balbuziente, ma questa è storia. Federico, detto il Balbuziente, sposa Giuditta la Muta. Nasce Arnolfo, parla un giorno sì, un giorno no. Adalgisa, detta dai nobili la cortigiana, dai plebei la porca, mette al mondo Carlo Magno con Luigi I, Berengario con Luigi II, Lotario con Luigi III, Bernardo con non si sa chi, che insedia sul trono di Lorena Ermengarda, detta la delusa, moglie di Pipino il Breve, la quale a sua volta mette al mondo Pipone, detto il solitario, questo bravo morto. C'è un mescolamento con i Capetingi quando Filippo il Bello sposa Berta il Rospo e nasce Baldovino il Bisio. Vi ringrazio. Studiate, non è esattamente così.